emerso e cosa si può dire alla stampa? Ma guardi, ci eravamo sentiti con il sindaco e io gli avevo detto abbiamo convocato un comitato. Prefetto, stavo chiamando per chiederglielo, quindi ci siamo, abbiamo avuto tutti la stessa idea. Io credo che sia importante, senza entrare assolutamente nel merito delle attività che sono deputate alla Procura della Repubblica e all'organo investigativo, e quindi mi sembra, eccetera, che dobbiamo dargli la tranquillità di lavorare. Io credo che sia importante questo comitato perché abbiamo ribadito che siamo qua, che stiamo lavorando, che ognuno farà la sua parte chiaramente, sicuramente verranno intensificati i controlli, e anche un messaggio al sindaco e alla popolazione di Taggia che lo Stato c'è. E si farà quello che c'è da fare, questo è fuori discussione, senza preoccupazione, ma con estrema attenzione, ecco questo sì, la preoccupazione non ci appartiene, a noi ci appartiene l'attenzione. L'attenzione è fare al meglio quello che possiamo fare. E io perlomeno non credo oggi che ci possa dire che si tratti di un fenomeno di delinquenza organizzata, delinquenza locale o vendetta, questo non lo possiamo dire. Però chissà, e questo lo ribadirà, adesso lascerei la parola al sindaco, ribadirei, è quello che è un concetto che ha più volte espresso il nostro procuratore della Repubblica, che sulla collaborazione dei cittadini, chi ha visto anche qualcosa che ritiene insignificante, potrebbe essere utile che lo comunicasse alle forze dell'ordine in maniera tale da poter allargare quello che è il campo delle indagini per guardare degli spunti più interessanti, cosa che già stanno facendo, stanno già lavorando, coordinati dalla Procura della Repubblica, e quindi insomma ci auguriamo che si possa avere un risultato anche investigativo. Intanto c'è un risultato di carattere preventivo, con maggiore, sicuramente maggiore presenza, e soprattutto di far sapere ai cittadini che già lo sanno che lo Stato è con loro e farà quello che deve fare. Verranno, abbiamo con il questore, con i carabinieri, verranno intensificati i controlli, faranno anche in maniera diversa. Io penso che più che la quantità in certi casi serve la qualità delle cose, quindi su quello lavoreremo. Non c'è la necessità di rassicurazioni, perché mi piace citare e fare prezioso tesoro delle parole del procuratore e del prefetto. Lo Stato c'è. Lo Stato deve essere autorevole e fermo, è sempre stato così. Era necessario questo incontro, vero è che sono stato anticipato da Sua Eccellenza, che aveva già convocato quello che era comunque una mia richiesta. Importante un segnale al territorio, non c'è certezza della natura di quanto sia accaduto, nel dubbio però il mio deve essere un territorio che si ribella a certe logiche, a certe dinamiche, quindi mi aspetto massima collaborazione. Il comune c'è, ci devono essere i cittadini, perché è vero è che qualsiasi dettaglio, anche insignificante, può rompere questa catena e può essere d'aiuto nell'attività investigativa. Mi piace dire che noi dobbiamo respirare aria buona, non i fumi degli incendi. Gli ultimi episodi sono molto preoccupanti, bisogna avere chiarezza della serietà della situazione, ma affrontarla con fermezza. Quindi ho trovato quello che mi aspettavo, grande collaborazione, un'attività già in corso, quindi esco sereno, rasserenato, ma diciamo che non avevo dubbi che avrei trovato massima assistenza, perché è sempre stato così. Lei ha espresso parole forti dopo l'attentato, ha trovato un